Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi faccio vedere come realizzo i miei oli solidi da massaggio. Sono profumatissimi, sono privi di acqua, completamente naturali, senza sostanze dannose, senza paraffine, senza siliconi, completamente naturali, formati da sostanze pregiate, quindi burro di karité, burro di cacao, olio di cocco, vitamina E, olio essenziale di rosa, quindi sono tutte sostanze che fanno benissimo alla pelle e sono profumatissime perché appunto ho dato la profumazione del cacao. Questo è il mio olio da massaggio. Vi faccio vedere. Si assorbe subito ed è un piacere spalmarlo sulla pelle. Perfetto sia come post doccia, appunto, quindi passarlo sulla pelle leggermente umida, ma anche come struccante lo uso dopo il mare per appunto fargli nutrire la pelle stressata dal mare e dalla salsedine. Ha tantissimi usi e tantissime proprietà. Questo panetto ha la funzione di idratare la pelle ben 3 volte più di una normale crema, quindi è davvero eccezionale. Perfetto anche come dopo barba, aiuta a prevenire le smagliature, formazione delle rughe. Perfetto per i piedi, per ammorbidire i talloni e per i calli. E anche per il cambio del pannolino, quindi davvero un prodotto super super funzionale dalle mille proprietà. Poi ripeto, io ho usato la profumazione al cacao, quindi non posso neppure descrivervi il profumo che ha. Questo è il mio olio solido da massaggio, lo tengo in bagno e lo uso appunto dopo la doccia sulla pelle del corpo leggermente umida e me la nutre e me la lascia profumata per tutto il tempo. Ma vi lascio subito alla preparazione. Vedere la pelle nutrita e idratata è importantissimo, quindi fatelo. Se lo fate, fatemelo sapere. Se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un like e se vi va, ci vediamo alla prossima.